sono Chiara di Wellness with Chiara R. Oggi vi propongo il video della linea Ti ho messo la prova e sarà un video, una sorta di video comparativo per due prodotti della Hair Care Routine, uno di sezione Aurea Cosmetics e l'altro di Emporio Natura. Hanno un punto in comune, quello di essere dei prodotti rivolti ai capelli, diciamo, con tendenza al crespo, e entrambi promettono di rendere lucente e setoso il capello, ma partiamo con ordine. I due prodotti che vi faccio vedere sono Tiziana e Mater. Mater ce l'ho in un campioncino, vi lascerò poi la foto da qualche parte qui nel video. Parto col parlarvi di Mater. Mater è un prodotto che è uscito in estate dall'idea appunto geniale di Roberta Puca, la creatrice ma anche la proprietaria appunto della bioprofumeria Emporio Natura. Mater è un prodotto dal color scuro, abbastanza torbido, che va shakerato prima di prendere una piccola dose di prodotto spruzzandola. Bisogna saperlo dosare perché a seconda di com'è il vostro capello può reagire più o meno bene, nel senso che se è un capello molto sottile tanto prodotto potrebbe andarlo a appesantire, oppure applicandolo un po' di più, per esempio pre-lavaggio, può essere un ottimo impacco per i capelli. Ma come l'ho utilizzato? Io principalmente questi due prodotti di cui vi voglio parlare li ho utilizzati per andare a togliere il crespo dai miei capelli fini e ricci. Il Mater è un prodotto a base di olio di cocco, di macadamia, di argania, di spinosa, di semi di lino, di menta piperita e di lavanda, più tanti altri prodotti, ovviamente i prodotti naturali e a chilometro zero, perché tutti i prodotti di Emporio Natura vengono prodotti nella zona di Reggio Emilia, che per noi di Parma appunto è praticamente a chilometro zero. È un profumo molto particolare, molto fresco e che ricorda la lavanda, assolutamente per me la lavanda. Io l'ho applicato prevalentemente post doccia, post shampoo, quindi a capelli umidi. Ho tamponato una piccola noce di prodotto sulle punte e sulle lunghezze. Ho lasciato agire qualche minuto e procedo poi con lo styling normale. Devo dire che questo prodotto va a togliere il crespo, ma non completamente. Non mi lucida il capello, non mi rende lucente il capello. Questa è la nota, diciamo, mi per questo prodotto, a mio avviso. Quello che devo dire è che effettivamente va a togliere tanto di crespo. Il riccio viene fuori soprattutto alla radice, dando appunto questo bel effetto comunque voluminoso e di riccio che si veda, con il crespo che pian piano viene domato applicazione dopo applicazione. Non me lo elimina del tutto, ma ci lavora parecchio bene. Tiziana, la lozione divina per chiome brillanti di sezione Aurea Cosmetics, questa nuova linea uscita il 22 maggio, sì, il giorno prima del mio compleanno, il 22 maggio, creata da Tiziana, la creatrice poi di alcuni gruppi bio, anzi di un gruppo bio su Facebook e qui su YouTube, Tati Bio Review. La lozione Tiziana è a base di fiori d'arancio, gel d'aloe vera, estratti di timo, rosmarino, olio essenziale di limone e di lavanda. Questo prodotto è molto più liquido del precedente, anche questo va shakerato e vaporizzato sulla chioma, possibilmente diciamo dalla lunghezza in giù, non proprio dalla radice. È un prodotto che anche questo ha cercato di eliminarmi il crespo, però con più difficoltà del Mater. Ma ogni volta che lo applicavo il capello era lucido e brillante, a differenza del Mater. La nota di contro è che è un prodotto che io non posso utilizzare tutte le volte ad ogni shampoo, devo alternarlo con qualcos'altro. Perché? Perché se io lo utilizzassi ad ogni singolo shampoo come ho fatto quest'estate, i miei capelli diciamo che ne risentono. Perché? Perché
applicazione dopo applicazione ho visto che pian piano le punte e un po' di lunghezza si erano seccate. Questo però è dovuto all'effetto del gel d'aloe vera, che su di me è bestiale, come poi su una piccola parte della popolazione, perché so di non essere l'unica. Io il gel d'aloe vera né sulla pelle né sui capelli riesco a utilizzarlo perché mi secca. Quindi è un prodotto che su di me ha questo effetto. Alternandolo con altri prodotti, per esempio con il Mater o con dei cristalli liquidi, ho visto che effettivamente la situazione è migliorata. Questi sono due prodotti appunto anti-crespo, due prodotti che possono aiutare a ridurre il crespo dai capelli. Ovviamente io vi ho detto i miei pro e i miei contro per entrambi. È una mia opinione personale legata a come il mio capello ha reagito a questi due prodotti naturali. Quindi non è detto che quello che ho riscontrato io lo riscontrerete voi. Sono prodotti, come ogni prodotto, va provato, testato, testato e valutato. Sono due prodotti che mi piacciono nella profumazione, entrambi comunque cercano di chi più chi meno. Ricordo il Mater ha agito un pochino meglio, diciamo in modo un po' più strong sul crespo, ma non mi lascia lucido, brillante il capello, mentre Tiziana mi lascia lucido e brillante il capello. Entrambe le profumazioni mi piacciono, questa mi ricorda molto la lavanda che comunque è presente, mentre questa è molto più estiva, agrumata, rinfrescante, perfetta in estate appunto. Io spero che con questo video, di avervi tenuto compagnia, di avervi dato qualche informazione, se avete provato uno di questi due prodotti, vi invito a lasciarmi la vostra opinione, perché sono molto molto curiosa, però scrivetemi che tipologia di capello avete, perché, ripeto, ad ogni capello il proprio prodotto, ad ogni pelle il proprio prodotto, insomma, i prodotti vanno testati, provati e capiti anche. Vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video, ma anche di seguirmi sulla pagina di Facebook e su Instagram. Io vi mando un grossissimo bacio, ma ci vediamo nei prossimi video. Ciao!